Ciao a tutte, oggi facciamo il nono aggiornamento per il progetto 20 nel 2020. Qui sotto trovate le altre ragazze che partecipano. C'è Carolina, Simona, Letizia, Chiara, Sara, Giulia e Laura. Qui sotto trovate tutte le informazioni per i loro profili Instagram. Carolina ha finito il progetto in anticipo perché ha delle cose da sistemare nel suo privato. E se sentite qualche rumore è che ho un micetto qui. Ho un micetto qui che gira, non è mio, lo vengono a prendere oggi. È di una famiglia che sta traslocando qui. Allora, cominciamo con le cose che non ho utilizzato. Questo mese di tutti i prodotti non ho utilizzato 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Vi ricordo che scorso aggiornamento eravamo rimasti con 15 prodotti ancora in questo progetto. Allora, non ho usato l'ombrettino di Dior. Non ho usato l'ombretto di Sugar Pill, il Love Plus. Non ho usato l'ombretto in crema di Shiseido. Non ho usato il rossettino di NYX nel colore Chaos e non ho usato il mascara mini di Milk che è ancora qua dentro perché sto finendo l'altro. Ok, quindi non male intanto, direi che ho usato quasi tutto di quello che mi rimane. Vediamo invece che cosa ho utilizzato. Allora, ho utilizzato il rossettino taglia che vi ricorderete è qua dentro rimanente. L'ho utilizzato ben 13 volte e credo di essere vicino alla fine. Come vedete, si vede un bel, praticamente lì è dove c'è il pen, diciamo. Comunque lo sto continuando ad utilizzare sia come rossetto che come blush. E quindi chi lo sa se per la prossima volta sarà finito. Sicuramente dovrei finirlo per fine anno. Poi, il lucido labbra di Lancôme, il Juicy Tube, l'ho utilizzato solo 2 volte. Non l'ho neanche segnato perché tanto credo sia uguale. Però adesso sto cominciando a impegnarmi su questo. Ok, l'ombrettino bianco di Essence nel colore Mystic Lemon l'ho utilizzato 9 volte. Credo che il pan continui ad espandersi piano piano. Lo sto continuando ad utilizzare. A proposito, dove è andata la mia palettina? Ok, lo rimettiamo qua dentro nella sua palettina. Ops. Ok. Poi, il primer di Jensa l'ho utilizzato 4 volte e l'ho completamente finito. Ce n'era poco già il mese scorso. L'ho completamente finito. Quindi questo è un prodotto finito per questo mese all'interno del progetto. Poi abbiamo il primer di Becca, l'ho utilizzato 6 volte. Ce n'è ancora poco, ne basta veramente poco, però è tutto qui il prodotto. È proprio tutto qui, quindi ce n'è poco, però è proprio lì pronto, se vedete. Se schiaccia esce subito. Quindi continuerò ad utilizzarlo, dovrei finirlo prima della fine dell'anno. La palette di RCMA, dove avevo quel prodotto per contouring, sto continuando ad utilizzarlo. Credo che il pen si sia allargato. Avevo già un pochino di pen quando l'ho inserito un po' di mesi fa. Dov'è? Eccolo qui. Poi, il mini fondotinta di Smashbox l'ho utilizzato 9 volte. Non l'ho neanche segnato. Però vi posso far vedere che in realtà non c'è. Upsi! Così. Aspettate. Ok.
vediamo se riesco a farvi vedere che in realtà non ce n'è tanto, perché riesco a schiacciarlo abbastanza. È anche molto liquido. Ok, più o meno qui. Più o meno qui, sì, è proprio alla fine. Se lo segno un secondo, visto che non l'ho segnato. Guardate il mio pennarello, ce l'avevo qui un secondo fa. Che disorganizzazione. Ce l'avevo qui un secondo fa, eccola. Siamo, direi, all'incirca qui, se non più giù. Quindi questo dovrebbe essere finito il mese prossimo. Magari dopo vediamo se inserire qualcos'altro, se facciamo in tempo a finire qualcos'altro prima della fine dell'anno. Poi il primer di Too Faced L'Hangover l'ho utilizzato 5 volte quando ho finito di utilizzare l'altro e me ne rimane poco perché è proprio piccolino, proprio mini mini. Quindi, ups, continuiamo anche questo ad utilizzarlo, dovrebbe essere finito per il mese prossimo. E la Sun Club di Essence. Stavo pensando, mi sono dimenticata una cosa. Benissimo. Mi sono dimenticata di dirvi quante volte ho utilizzato il Pink Swoon. Credo siano 9. Allora, vi faccio vedere il Pink Swoon. Eccolo qua, è qui, c'è questa bella conchetta, ma ancora niente pen. Vorrei molto arrivare a vedere il pen prima della fine dell'anno. Che siamo vicini, credo, però niente, non si muove. Non si muove. Ok, vi stavo dicendo, la Sun Club di Essence l'ho utilizzata 8 volte e credo che la differenza sia proprio minima. Però sto continuando ad utilizzarla perlomeno. Ok, quindi questo mese abbiamo un prodotto finito. Questo vuol dire che mi rimangono all'interno del progetto 14 prodotti. Rimangono all'interno del progetto 14 prodotti. Questo è il nono aggiornamento, quindi abbiamo ancora 10, 11, 12. Abbiamo ancora 3 aggiornamenti. Allora, scambio qualcosina in questo aggiornamento. Tiro fuori l'ombretto di Sugar Pill e l'ombretto di Dior. E al loro posto inserisco questo gel sopracciglia di Anastasia Beverly Hills. È quello che sto usando da tutto l'anno. Sembra veramente che, a parte le mie sopracciglia, non so se a voi capita, ma a me cadono sempre le sopracciglia quando uso sta roba. E poi me li ritrovo nello scovolino. E comunque, quando tiro fuori, non c'è molto prodotto. Vedrete qualche mio pelo delle mie sopracciglia. Non c'è molto prodotto che esce. Quindi credo, come potete vedere, credo toglierò lo stoppino addirittura già, perché credo lo sto utilizzando da gennaio, penso. Toglierò già lo stoppino e lo stopper. Toglierò già lo stopper e quindi vediamo se riusciamo a finirlo. E poi inserisco anche un altro primer perché penso che l'altro lo finirò abbastanza velocemente. Non so se questo riuscirò a finirlo prima della fine dell'anno, ma ci proverò. Tra l'altro è l'ultimo primer che mi rimane ed è sempre di Too Faced ed è sempre un Hangover RX, però questo dovrebbe essere, credo, il full size. Credo il full size. Comunque è pieno così, diciamo, non so, è abbastanza pieno. Se schiaccio esce subito. E quindi appena avrò finito con l'altro, inizierò a lavorare su questo. E quindi almeno riesco a lavorare su questi due prodotti. Il mascara di Milk non so quando lo inizierò e probabilmente non sarà finito per fine anno. Quindi è probabile che al prossimo aggiornamento io lo tolga e inserisco qualcos'altro al suo posto, perché voglio cercare il più possibile di avere dei prodotti che hanno almeno una possibilità di essere finiti per la fine dell'anno. E niente, per oggi è tutto, spero questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!